Negli anni 60 io sono andato a Roma con uno scultore, lavoravo da uno scultore e mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti per non fare il militare, per avere il rinvio militare. E siccome l'Accademia era uno sfacelo quel periodo lì, ho saputo che c'era una scuola di graphic design, di comunicazioni visive, appena inaugurata, mi sono entrato in questa scuola. Il mio capocorso era Achille Perilli. Penso che era il secondo anno. Un giorno ci ha detto che c'era un personaggio molto, molto importante che faceva uno spettacolo teatrale e ci ha invitato ad andare. Dalla scuola non molti, penso quasi nessuno è andato, ma io stavo facendo delle copertine e mi servivano dei materiali visivi insomma, per renderle più piacevoli e ci sono andato, insomma, no? Poi ho saputo che come mai era arrivato questo personaggio dalla Polonia, in quegli anni lì era difficile che uscissero dalla Polonia delle situazioni artistiche, cose del genere. Tempo dopo sono riuscito a sapere come era arrivato a Roma Tadeusz Kantor. In pratica Achille Perilli con Gastone Novelli, Aforo e altri pittori era stato invitato alla Biennale di Venezia. E dopo i scontri con la polizia e la carica che avevano fatto la polizia contro i manifestanti a Venezia e l'intervento della polizia nella Biennale, gli artisti italiani, molti, non tutti, avevano girato i quadri e il simbolo di quel periodo lì è un quadro di Gastone Novelli dove c'è scritto La Biennale è fascista, col quadro girato verso il muro, perché non potevano ritirare i quadri perché erano sotto contratto con la Biennale, ma loro li hanno girati. In seguito a questo episodio, Achille Perilli, ma anche penso anche Novelli, ma Novelli stava già male, poi è morto subito dopo, è stato invitato da Jean-Clarence Lambert a Vela Luca per realizzare un mosaico che stavano facendo. Il porto, il lungomare di Vela Luca hanno collocato parecchi mosaici, fra cui c'era anche uno di questo personaggio che arrivava a Roma, Tadeusz Kantor. Dunque, Perilli l'ha conosciuto in questo simposium, in questo laboratorio che hanno fatto a Vela Luca e ha fatto in modo di invitarlo a Roma. Ha parlato con, credo, con la Palma Bucarelli o chi era responsabile della Galleria d'Arte Moderna e l'hanno invitato ufficialmente. In quel periodo mio fratello Romano aveva deciso di lasciare il suo vecchio lavoro e mettersi a fare fotografo, fotoreporter. Allora era a Roma, stava a casa mia e gli ho detto: vieni, c'è uno spettacolo stasera, ma non so neanche di chi, è un nome che non si conosceva, magari mi fai alcune foto che mi possono servire per fare delle copertine. E lui ha accettato, chiaramente non è venuto. Quando ho visto questo spettacolo, chiaramente era molto impattante, era una cosa nuova, molto lontana anche dalla cultura italiana, perché quella componente espressionista era molto forte per noi, diciamo, no? Quello che si faceva a Roma quel periodo era la sperimentazione, il teatro più visivo, e questo invece era impattante, diciamo, no? Dunque, con gli altri che eravamo andati in questo spettacolo, parlavamo di questa esperienza e in più abbiamo avuto l'occasione di andare dopo a una festa che ha dato Achille Perilli a casa sua e lì siamo entrati in contatto anche con gli attori, abbiamo cominciato a cercare di parlare con loro,
Chiaramente loro parlavano solo polacco, solamente Tadeusz Kantor e Maria Stangert, la sua donna, diciamo, parlavano francese. E il commissario politico faceva finta di non sapere una parola, stava attento a tutto quello che veniva detto, e quindi l'incontro con questi attori era più brindisi, diciamo, no? Si brindava, loro dicevano una parola in polacco, noi in italiano, e così diciamo c'era questo rapporto. Poi loro hanno dato solamente una replica, penso, una, due repliche, non penso che ci siano state altre repliche, penso che è stata solo quella, almeno di quanto mi risulta. Ecco, questo è stato il primo rapporto, ma diciamo non si pensava che avesse una continuazione, perché in quel periodo a Roma era molto movimentata, arrivavano gruppi, c'erano manifestazioni, era un momento molto particolare. Beh, io venivo dai cantieri e stavo cominciando a imparare, a cercare di capire qualcosa sulla fotografia. In questo caso è la prima volta che andavo a vedere anche uno spettacolo sperimentale, forse anche in assoluto uno spettacolo teatrale di un certo livello. Ed è stata la prima volta che poi ho fotografato uno spettacolo di teatro con pellicola sbagliata, cioè avevo FP4, Veduto almeno HP4, che non c'era ancora la HP5, e due rullini con una Leica. L'unica cosa che nel primo momento ho avuto l'orgoglio così che si vedesse qualcosa nella pellicola, no? L'ho tirata a 27 gradi perché mi ha detto qualcuno, però qualcosa ne è uscito, anche questa tendenza che ho poi scappato. Ha fatto un migliorato in seguito di fare questi ritmi, in alcune foto si nota. Tra l'altro c'è una cosa curiosa che intanto era novità anche per tutti perché c'era questo spazio circondato dagli spettatori e questi attori entravano, uscivano, era una baraonda, diciamo, continua, e Kantor che era in mezzo al pubblico. Forse già lì ho cominciato a seguire, praticamente ho sempre seguito Kantor nei suoi percorsi teatrali. Puntavo lui perché andava, vedeva, migliorava, dava ordini. Era questo un po' questo capo delle marionette, no? Che riusciva a fare quel che voleva con gli attori poi, no? E, tra l'altro c'è una foto anche curiosa che c'è un attore che entra e c'è un signore che passa. Era Ennio Morricone, che poi l'ho fotografato molte volte in seguito a nuova consonanza, però l'ho ricostruito dopo, ma questo era Ennio Morricone, sul momento non lo sapevo neanche, anche lui forse era sconosciuto. Una cosa abbastanza importante della Poulidor, che quando Achille, dopo che si sono conosciuti, lui dice anche, eravamo come pittura all'opposto, lui era un figurativo in fondo, io tanto, però mi incuriosiva molto alcune cose. Dopo che finita questa vacanza di lavoro, come si chiamavano, lui è andato, non si sa se prima o dopo, a vedere a Diego Gio la colonna senza fine di Brancusi, ha risalito, è andato a Cracovia, ha visto dei materiali. Tornato a Roma e ha detto questa frase a Fanno Boccarelli: guarda, questa è una cosa che è molto interessante, invitala al Premio Roma. E tecnicamente Kantor esordisce alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, perché la Poulidor era già stata fatta a Cracovia, però come performance, lui faceva delle performance, moltissime. E venendo a Roma per il Festival del Premio Roma ha strutturato, ha dovuto modificare un po' il linguaggio perché ha dovuto strutturare una performance, dilatarla nella durata di uno spettacolo teatrale, no? Già si vede questi doppioni, questi
questi corpi con un corpo di cartapesta sopra, e tutte queste già si vedono varie cose che troveremo in seguito in altre situazioni. Lui poi molte cose le prendeva da cose che vedeva per strada. Luciano può raccontarne una, io posso raccontare altre due che veramente sono abbastanza curiosa per capire come agiva la mente di questo personaggio. Quando Romano, ha sviluppato le foto, poi me le ha portate, sinceramente ero un po' deluso perché vedevo, con l'impatto dello spettacolo molto forte, così le foto erano chiaramente più statiche, più erano immagini, in più tecnicamente erano ancora, sì, in quel periodo lì andavano molto le foto molto contrastate, bruciate, diciamo, l'immagine del Che Guevara aveva fatto scuola, e anche, diciamo, tecnicamente si usava la graphoreflex per levare i contrasti, per portare al tratto, come si diceva, si usava il bromografo, cose che adesso sono preistoria, diciamo. E quindi, credo di, non ricordo bene, ma credo che gli ho chiesto di stamparle più contrastate, più forti, lasciare stare i grigi, perdere alcuni particolari, e in qualche maniera l'aveva fatto per me, diciamo, questo lavoro, diciamo, no? Quindi dopo le ho usate per fare delle maquette di copertine come immagini curiose, insomma, ecco, tutto lì. Poi per parecchio tempo non se ne messe via, diciamo, poi Cantor fino al 74 non è ritornato a Roma.